Siamo con il papà di Dorotea, di Sia. Volevamo sapere a che punto è adesso il processo riguardante questo omicidio stradale. Allora, dopo il primo processo al tribunale normale, quindi dopo la prima sentenza, il pubblico ministero, avendo avuto una sentenza iniqua di fronte al reato commesso e nello stato in cui stava, è stato presentato all'appello, alla Corte d'Appello di Bari il 7 gennaio di 2 anni fa. A distanza purtroppo di 2 anni e rotti, ancora non è, non, dal Tribunale di Bari non viene fissata neanche la data di udienza, ancora niente. Nonostante tutti i miei sforzi, tutti i miei appelli dal Presidente della Repubblica al Ministro dell'Interno, al Presidente della Regione, con tutti i suoi accoliti e amici intorno, Vicepresidente Bonabitacolo, il candidato alla Camera Alfieri, avendo presentato a loro tutta una documentazione con il mio numero di telefono, che almeno mi interpellassero se volevano sapere qualcosa, ma non ho avuto ancora nessuna risposta e ancora non viene fissata la data dell'appello, purtroppo, dal Tribunale di Bari. Maria Dorotea, originaria di Santa Marina, era una studentessa dell'Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano. Il 13 maggio del 2014 morì a causa di un incidente stradale a bordo di un'Audi condotta da Pantaleo Daddato. Insieme a loro c'erano anche altre 3 persone che dopo l'impatto rimasero ferite. L'auto si schiantò contro il pilastro in muratura di una villa in costruzione nel comune di Bisceglie. Per la ragazza che si trovava sul sedile posteriore non ci fu nulla da fare e morì sul colpo. Il giovane che era invece alla guida in seguito alle analisi effettuate in ospedale aveva un tasso alcolemico di gran lunga superiore al limite massimo previsto dalla legge ed aveva nel sangue, oltre all'alcol, tracce di cannabis e cocaina, quest'ultima presente in un quantitativo di 11 volte superiore al limite consentito. Grande delusione, grande dolore da parte vostra. Tanta delusione, tantissima, perché almeno dal Presidente della Regione, essendogli stato vicino per 30 anni, quando ancora non era segretario della federazione del partito, e che io stavo nel partito, lui gli sono stato vicino, nel centro di zona di Sala Considina, ai tempi di Dragone, che lui poi è diventato segretario del partito, ma gli sono stato vicino fin quando non mi è successa la tragedia di mia figlia. E non ho avuto nessuna parola, con la tragedia non ho avuto nessuna parola da nessuno di loro, almeno un piccolo. Però gli ho fatto avere, come dicevo, questo documento di appello che io avevo fatto al Ministro dell'Interno, a lui, al Presidente della Repubblica, gliel'ho fatto avere a mano, a Palinuro, quando c'è stata la festa dei giovani. Lui ha fatto finta di non conoscermi, si è preso pure il documento tra le mani, ma evidentemente non se l'ha neanche letto in macchina, che cosa gli volevo chiedere, che cosa volevo. Ha pensato di farsi i selfie. Cosa chiede oggi? Chiedo, la mia non è una giustizia dell'incidente della morte di mia figlia, perché mia figlia era una figlia speciale, forse perché ha vissuto poco e quel poco ha dato molto più di quello lì che si può dare in una vita intera. Però di fronte al dramma delle droghe, di fronte quindi è una lotta più su quello, perché continuano a drogarsi, e allora succederanno ancora tante altre tragedie, come ne stanno succedendo una, perché si drogano e poi magari accoltellano, ammazzano, tutto quanto questo. Quindi la mia è una lotta in ricordo di mia figlia, ma contro le droghe,
contro tutto, in modo che non succedano più di questi tipi di tragedie, che altri genitori possano vivere la stessa tragedia che stiamo vivendo noi.